affollato convegno a Pescara in sala consiliare, cittadinanza europea, diritti fondamentali e pareggio di bilancio, al centro dell'incontro che ha visto un intervento video del noto economista Jacques Attali. L'iniziativa organizzata dalla Fondazione Europa Prossima e dall'Officina del senatore Luciano D'Alfonso ha avuto tra i relatori, oltre ad D'Alfonso, Marco Presutti, presidente della Fondazione, Luciano D'Amico, rettore emerito dell'Università di Teramo, Francesco Caroccia dell'Ateneo dell'Aquila, Massimiliano Baloriani, magistrato del TAR Pescara e Oberdan Forlenza, consigliere di Stato. L'incontro, moderato da Augusta Consorti, prorettore dell'Università d'Annunzio, si è aperto con il videomessaggio di Jacques Attali, economista, saggista e storico che, pur non partecipando direttamente all'evento, ha parlato del concetto di cittadinanza positiva in un interesse comune ed ha lanciato un monito: l'Europa è sole, dentro 20 anni è necessario costruire una politica estera comune, una visione militare europea, una cittadinanza europea fondata su una visione strategica a protezione di tutto ciò che ci ha accomunato. E ancora, una comunità nazionale o legame di cittadinanza che mette insieme individui capaci di lavorare nell'interesse delle generazioni future, ha detto Attali. Una prospettiva che definisco di cittadinanza positiva, poiché orientata non soltanto ai nostri interessi contingenti, ma al futuro della nostra comunità nazionale. Pensare all'avvenire significa vivere meglio il presente e creare le condizioni affinché i nostri figli e nipoti siano riconoscenti di quanto abbiamo fatto per loro.